Il cemento per costruire il porto di Balestrate è buono, al telefono scherzavo, si difende così l'imprenditore di Borgetto Benni Valenza, indagato per il caso del cemento depotenziato nel porto di Balestrate. Ultimati i lavori della vasca di raccolta e reflui dell'area industriale di Carini, il comune completa anche l'attivazione dell'energia elettrica, le acque della lavorazione delle industrie ora saranno smaltite dal depuratore. Vandali di nuovo in azione a Trappeto, deturpate le mura della scalinata che collega allo scalo marittimo, chiesti dal comune più controlli. Via Libera del comune di Alcamo per incentivare il settore turistico rurale, approvati i progetti per la realizzazione di mercati bio del contadino e di un centro informativo del turismo e del vino. Buonasera, bentrovati con l'informazione di TV7 Partinico, apriamo il telegiornale con la pagina di cronaca, lo dicevamo nel sommario di apertura, ci occupiamo dell'operazione Benni 2, il cemento era buono, al telefono scherzavo, si è difeso così l'imprenditore di Borgetto, Benni Valenza, che è indagato per il caso appunto del cemento. Depotenziato. Sentiamo gli altri particolari nel servizio. Al telefono scherzavo, il cemento del porto di Balestrate è perfetto. L'imprenditore Benny Valenza prova a difendersi dall'accusa di avere fornito calcestruzzo diluito per la realizzazione dell'appalto. Ieri davanti al GP per Giorgio Morosini, e al PM Sergio De Monti, sta tirato fuori la tesi dello scherzo, ma non ha convinto. Una lunga serie di intercettazioni suggerisce altro. Ne carichi 12 metri, ne scrivi 10 e gliene mandi 9, diceva Valenza. Solo quando arrivavano i controlli il calcestruzzo era oro così l'imprenditore ribadiva ai suoi collaboratori. Con Valenza sono finiti gli arresti domiciliari altre sei persone. I carabinieri del gruppo Monreale hanno notificato un provvedimento a Leonardo Tallo, funzionario del Genio Civile Opere Marittime di Palermo, che è stato direttore dei lavori a Balestrate. Dall'indagine emerge che avrebbe firmato due falsi certificati di avanzamento dei lavori che attestavano l'uso di un certo quantitativo di calcestruzzo, in realtà il cemento era in quantità inferiore. Il vero nodo L'indagine sta proprio nei controlli che erano del tutto inesistenti, anzi, secondo la Procura, complici della cattiva gestione di Valenza. Da lunedì, gli arresti domiciliari ci sono anche due assistiti di Tallo, Antonio Turricciano e Pietro Sacco, nonché due componenti della commissione di controllo nominata dall'assessorato regionale al turismo. Secondo la Procura il collaudo finale dell'opera sarebbe fondato su un falso certificato di collaudo statico di alcune strutture in cemento che compongono il porto. Domani il GIP interrogerà proprio i funzionari che saranno chiamati a giustificare il loro operato. Davvero una scomoda posizione per Turricciano che nel giro di pochi giorni è passato da candidato nella lista dell'MPA al Consiglio Comunale di Palermo ad indagato. Minacciò durante un processo per estorsione il rappresentante di parte civile, ma non è perseguibile per mancanza di querela. Anna Greco, 52 anni, alcamese, figlia di Lorenzo imputato in un processo di mafia, è stata prosciolta dall'accusa di minacce. L'episodio era accaduto il 27 giugno di cinque anni fa a margine di un non processo per un'estorsione. Dopo l'audizione della vittima Anna Greco, figlia di uno dei due imputati, si scagliò contro gli avvocati. Gli inquirenti le hanno contestato l'accusa di minaccia aggravata per cui è possibile procedere d'ufficio. Ma il giudice Messina ha ritenuto l'aggravante insussistente. Allarme nei servizi sociali di Partinico. A rischio ci sarebbero alcuni appalti per le scuole. La CISL si dice preoccupata chiesta al Comune una concertazione per la redazione del bilancio. Sentiamo il servizio. Traballano i servizi sociali nelle scuole di Partinico, l'allarme della CISL preoccupata per tutta una serie di problematiche connesse. Le carenze sono legate non solo agli arretrati degli stipendi, ma anche agli appalti pubblici in scadenza e al futuro sempre più incerto per i lavoratori delle cooperative che gestiscono i servizi per conto del Comune. Tutto a causa sempre dei minori trasferimenti di Stato e Regione che possono indurre il Comune ad effettuare dei tagli. Il Sindacato alza le barricate e lancia l'allarme, in primis per quel che concerne il servizio psicosociale. Che comprende anche il trasporto per i bambini portatori di handicap delle scuole elementari. Qui sono coinvolti una decina di lavoratori che garantiscono l'assistenza igienico personale e il trasporto dei ragazzi nei centri di riabilitazione. Alcuni di questi operatori già sono a casa perché il loro contratto è scaduto. Il prossimo 15 giugno gli altri si fermeranno proprio perché scadrà l'appalto. Il problema atavico è quello dei pagamenti. C'è un arretrato che è un, come vuol dire, non è più. Oh, enorme come era prima, lo abbiamo ridotto, però giustamente sembra abbiamo un paio di mesi di arretrato. E che chiediamo ora al primo cittadino un incontro anche con le cooperative perché abbiamo firmato un protocollo dove c'era un impegno da entrambe le parti, perciò anche su questo noi vorremmo come dire, mettere le cose in chiaro. Ci sono poi gli altri operatori che svolgono l'attività nei due asili nido comunali. In tutto sono una ventina. Per loro il problema è legato più che altro agli stipendi, anche perché l'appalto scadrà a fine anno. Certo è che ci sono dei dubbi sulla prosecuzione e sulle somme che saranno destinate in futuro. Ecco perché la CISL chiede un coinvolgimento da parte dell'amministrazione per concertare la redazione del bilancio in fase di redazione proprio in questo periodo. Mi auguro che non ci portano già un pacchetto preconfezionato che dobbiamo condividere. E questa è una critica che faccio all'amministrazione. Sbrigatevi e coinvolgete le parti sociali. Segnali positivi sono arrivati senza dubbio dall'abbassamento delle tariffe degli asili nido con il comune che parla di incremento di iscrizioni. La CISL loda il provvedimento anche perché lo aveva caldeggiato. Ora però serve anche un piano di repressione per contrastare il massiccio abusivismo in città degli asili nido privati esistenti. La concorrenza non è leale in questo settore. C'è una concorrenza fortemente sleale e abbiamo chiesto all'amministrazione e agli organi competenti di intervenire. Ultimati i lavori della vasca di raccolta reflui dell'area industriale di Carini, il comune ha completato anche l'attivazione dell'energia elettrica. Le acque della lavorazione delle industrie ora saranno smaltite dal depuratore. Tutto pronto per l'attivazione della vasca di raccolta delle acque e reflue di Contrada Ciachea Carini. Nei giorni scorsi la ditta che ha avuto in appalto i lavori per un ammontare di poco superiore alle 100.000 euro ha consegnato l'opera completata al comune. Oggi la ripartizione 4 dei lavori pubblici del comune ha completato l'ultima procedura burocratica, approvando con una determina la spesa per l'allaccio alla contestuale attivazione elettrica per un importo di 3.000 euro. In pratica la vasca raccoglierà le acque e reflue della lavorazione degli impianti dell'area industriale che poi, quindi, saranno immesse nel depuratore comunale. L'opera infatti servirà essenzialmente alla raccolta e al sollevamento dei reflui al depuratore consortile dell'area di sviluppo industriale. La realizzazione di questa ulteriore vasca si aggiunge all'impianto depurativo che fu realizzato nel 2008 con un nuovo modulo per il riutilizzo per scopi civili e industriali delle acque reflue depurate. In pratica l'acqua depurata non viene più convogliata in mare aperto, ma reinserita nel ciclo produttivo delle aziende e utilizzata a scopo irriguo dalle amministrazioni comunali di Carini Retta Capace Isola delle Femmine. Un progetto, questo del consorzio Asi di Palermo, finanziato con 8 milioni di euro dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, approvato dalla conferenza speciale dei servizi del genio civile. In pratica è stato affiancato questo modulo accanto all'attuale struttura che già era operativa. L'intero impianto è stato progettato per trattare e smaltire i reflui prodotti da 130.000 abitanti. Prima le acque al termine del processo di depurazione che prevedeva la disinfestazione da batteri fecali venivano convogliate in mare aperto a quasi 3 km di distanza dalla battigia. Nel modulo successivamente realizzato hanno cominciato a confluire 140 litri di acqua al secondo depurata che subisce un complesso processo di sterilizzazione tramite raggi ultravioletti e che consente il riutilizzo nei processi produttivi o per uso civile con un notevole abbattimento dei costi di gestione sia per le imprese che per le amministrazioni comunali. Per il presidente dell'Asia, Alessandro Albanese, con il riutilizzo delle acque reflue sono stati oltretutto abbattuti sensibilmente i costi. Continua l'attività della Polizia Municipale contro l'abusivismo commerciale a Palermo dopo gli interventi nell'area di Corso fino a chiaro aprile. Oggi oggetto dei controlli è stato il mercatino settimanale di Via Libassi. 12 uomini della sezione di polizia amministrativa si sono dedicati alle verifiche sui venditori del mercato, mentre un'altra pattuglia è intervenuta sulla viabilità adiacente all'area per imporre il rispetto del codice della strada. Il bilancio finale, dopo il riscontro di sette illecite amministrative ed assenza di autorizzazioni sanitarie nei confronti di sette venditori abusivi e il sequestro di 600 kg di prodotto. Orto 28 invece le multe nei confronti dei veicoli posteggiati in doppia fila a ridosso dei passi carrabili sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. Mandali in azione a trappeto deturpate le mura della scalinata che collega allo scaro marittimo, chiesti dal Comune più controlli. Nuovi atti di vandalismo a Trappeto. Il comune che all'esito delle elezioni era stato già preso di mira con scritte ingiuriose realizzate nel campo sportivo e chiaramente rivolte alla nuova amministrazione, torna a essere oggetto di atti vandalici. Scritte ingiuriose, parole pesanti, avvertimenti, ma anche messaggi d'amore e tant'altro colorano il muro delle scalinate che portano allo scaro marittimo, deturpando il sentiero naturalistico che circonda il lungomare. Il comune di Trappeto nuovamente preso di mira da atti vandalici, perché? Ma eh, il motivo sicuramente eh, sta nel fatto che eh, come dire, i ragazzi, forse non avendo eh, molto da fare, come, passano il tempo a imbrattare i muri, eh, come dire, a deturpare quello che è il paese. Come intervenire? Ma vediamo, dobbiamo sicuramente come dire, intensificare un poco eh, la vigilanza, eh, soprattutto qua nelle zone che eh, cerchiamo di mantenere pulite. Quindi eh, sicuramente daremo disposizioni eh, in tal senso. Lei crede che questi atti vandali ci possano trovare una spiegazione diversa da, da una semplice ragazzata? E allora. Eh... Se, se ti riferisci agli atti mandatici che sono stati commessi subito dopo le elezioni, eh, tengo a precisare che eh, questo tipo di atto sicuramente non è, non è quel tipo, nel senso che quello era indirizzato effettivamente alla nuova amministrazione e quindi come dire, a denigrare quella che era la nuova amministrazione. Questa sono più che altro ragazzate, quindi atti vandalici fatti eh, secondo me con lo scopo solo di de, come dire, delineare il territorio e denotano come dire, un aspetto primitivo delle persone che compiono quest atti, questi atti. Quindi ancora diciamo, l'evoluzione non è arrivata. Ecco. Via Libera del Comune di Alcamo per incentivare il settore turistico rurale. Approvati i progetti per la realizzazione di mercati bio del contadino di un centro informativo del turismo e del vino. Il servizio. Un mercato del contadino interamente biologico e un centro informativo del turismo del vino. Il Comune di Alcamo dà un'accelerazione a due progetti inseriti all'interno del GAL Golfo di Castellammare attraverso cui si aspira ad un finanziamento nella misura relativa allo sviluppo rurale da parte dell'Unione Europea. La giunta guidata dal neosindaco Sebastiano Bonventre ha approvato i due relativi piani. Il primo riguarda il progetto preliminare denominato Servizi commerciali rurali, area mercatale tradizionale per biomercato del contadino con tale Libera in oggetto, asserisce il sindaco Bonventre, il comune intende partecipare all'avviso pubblico con cui si può aspirare a cooptare fondi necessari per la nascita di un mercato del contadino con prodotti esclusivamente biologici, quindi di alta qualità. Il progetto preliminare per il biomercato del contadino per un importo complessivo di 205 mila euro è stato redatto dai funzionari del settore servizi tecnici e manutentivi. Oltretutto l'area su cui si potrà realizzare il mercato è di proprietà comunale. Con questo progetto, dice l'assessore alle politiche agricole Massimo Funderò, si intende dare un primo ed importante segnale verso i tanti agricoltori biologici di Alcamo, nonché fornire un impulso determinante allo sviluppo del settore. Contemporaneamente la Giunta Alcamese ha approvato un secondo progetto preliminare che mira la realizzazione di un centro informativo del turismo e del vino. In questo caso il finanziamento richiesto ammonta a 150.000 euro ed è stato redatto sempre dai funzionari del Comune. L'obiettivo è quello di realizzare il servizio all'interno dell'immobile comunale denominato l'ex stazione di Piazza della Repubblica. È importante, aggiunge l'assessore al turismo Gianluca Binanti, rilevare l'intersettorialità del progetto che comprende i lavori pubblici, il turismo, l'enogastronomia. Al turismo rurale in un'ottica di crescita socio-economica del territorio. Con la futura realizzazione del Centro Informativo del Turismo del Vino e del Biomercato del Contadino, il territorio alcamese potrà incidere fortemente sullo sviluppo dell'economia locale e non solo, conclude Abinanti, in un momento in cui è di fondamentale importanza dare concreti segnali propulsivi al mercato del lavoro nella sua interezza. I carabinieri di Villa Grazia di Carini hanno arrestato Andrei Lacatus, 19 anni, romeno, residente a Bisignano e un non connazionale di 17 anni, residente a Sasseri per l'attentato furto aggravato all'ipermercato Auchan del centro commerciale Poseidon di Carini di tre console PlayStation. I giochi erano nascosti all'interno di due borse a tracolla. La rifurtiva per un non valore complessivo di 750 euro è stata recuperata e restituita. Il buco della sanità siciliana quasi del tutto azzerato, ma i ticket sono insopportabili. Lo ha detto l'assessore regionale Massimo Russo intervenendo al forum mediterraneo in programma a Palermo. Ora, ha detto l'amministratore, si deve investire. Buco della sanità tappato, ma adesso la stessa Regione Sicilia si rende conto che non si può continuare a spremere il contribuente. Lo ha detto senza mezzi termini questa mattina l'assessore all regionale alla sanità Massimo Russo che ha calamitato l'attenzione al forum mediterraneo della sanità 2012 che si sta svolgendo a Palermo. L'assessore ha parlato dei quattro passi seguiti sino ad oggi dal governo regionale improntati sulle quattro R, regole, rigore, responsabilità e risultati. Ora però Russo ammette che non si può stressare di tributi il siciliano. I ticket sono già oggettivamente insopportabili, una sorta di tassa sul macinato e diventano, lo diventano ancora di più perché si aggiungono a una tassazione che è feroce, eh, l'aumento dell'IRPEF eh, della precedente manovra, che si somma all'aumento dell'IRAP e dell'IRPEF nelle regioni sottoposte al piano di rientro, che hanno già i loro ticket regionali per cui il rischio è che il cittadino... Non si cura e quindi costa di più, ma più che altro non vive bene. Al forum russo ha passato al setage i dati della riforma della sanità in Sicilia in questi quattro anni. La Sicilia è passata nel bilancio della sanità da un disavanzo di 617 milioni di euro del 2007 ai 27 milioni del consuntivo 2011. Il costo del personale si è ridotto del 5,8% passando dai 2,83 miliardi di euro del 2007 ai 2,71 miliardi del 2011. Il costo per la farmaceutica convenzionale. Nell'ultimo quadriennio si è ridotto del 14% circa, passando dai 2,88 miliardi di euro del 2007 ai 2,71 miliardi del 2011. Intanto migliora anche il trend della mobilità passiva e sono diminuiti anche i ricoveri in mobilità, passando da 61.017 a 56.722, pari a meno 7,04%. Ora però, dopo tanto rigore, Russo si dice convinto di dover invertire il trend. Noi in questo momento di crisi dobbiamo investire. Sulla prevenzione. Investire sulla prevenzione significa abbattere la malattia e dunque riducendo già a monte i costi del sistema. È ovvio che è un investimento a lungo scadenza, ma bisogna pure iniziare. Per quanto riguarda la manifestazione in Piazza Politeama sono stati allestiti circa 60 stand, è prevista un'affluenza di circa 9.000 persone e 370 relatori che si alterneranno nei 36 convegni in programma sino a sabato prossimo. Nei prossimi giorni prenderanno parte all'evento anche il Ministro della Salute Renardo Balduzzi e i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Coesione Territoriale. Il pregiudicato Riccardo Orlando, 24 anni, e Vincenzo Denni Esposito, 26 anni, sono stati arrestati a Palermo dalla polizia per il furto in una cartoleria centro-scommesse di via eh, Musotto, dove erano entrati spaccando le.